Siamo dati Gesù e Maria. Cari amici, sta per partire questo video di questo ciclo di catechesi. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, spuntare la campanella per le notifiche e al termine del video, se il video vi piace, di mettere un bel like e una condivisione con qualcuno per diffonderlo se lo reputate opportuno per il bene di altre anime. Buona visione a tutti. Laudentur Jesus et Maria, amici. Allora, bentornati o benvenuti. Questa è la puntata, credo, numero 29 del ciclo di catechesi dedicato a Maria di Magdala negli scritti di Maria Valtorta. Il titolo di questa puntata sarà Solo la forza dell'amore ha mutato Maria di Magdala, che riprende un po', diciamo, il punto da cui ci siamo fermati la volta scorsa. Ricorderemo che c'era stato il famoso episodio dell'unzione di Betania, con tanto, ecco, di chiacchiere fatte da Giuda Iscariota. Ecco, diciamo che l'episodio di questa sera è molto breve e cercheremo adesso di commentarlo adeguatamente. Allora, comincio subito la lettura, che abbiamo già, ahimè, perso un sacco di tempo con tutti questi problemi all'inizio della diretta. E vado. Gesù è a Betania. È sera, una placida sera di aprile. Dalle ampie finestre della sala del convito si vede il giardino di Lazzaro, tutto in fiore, e oltre il frutteto che pare tutta una nuvola di petali lievi. Un profumo di verde novello, di un dolce amaro di fiori fruttiferi, di rose e altri fiori si mescola, entrando col placido vento della sera che fa ondeggiare lievemente le tende stese sulle porte, tremolare le luci del lampadario del centro, ad un acuto profumo di tuberose, di mughetti, di gelsomini, mescolato in essenza rara. Sopravvivenza del balsamo con cui Maria di Magdala ha profumato il suo Gesù, che ha ancora i capelli resi più scuri dall'unzione. Nella sala sono ancora Simone, Pietro, Matteo e Bartolomeo. Gli altri mancano come fossero già usciti per incombenze. Gesù si è alzato da tavola e osserva un rotolo di pergamena che Lazzaro gli ha mostrato. Maria di Magdala gira per la sala, pare una farfalla attratta dalla luce. Non sa che volteggiare intorno al suo Gesù. Marta sorveglia i servi che levano le splendide stoviglie preziose sparse sulla mensa. Gesù posa il rotolo su un'alta credenza a intarsi d'avorio nel nero del legno lucido e dice: Lazzaro, vieni fuori, ho bisogno di parlarti. Ecco, faccio una prima piccola sosta per far notare qualche particolare molto importante. Numero 1. Maria di Magdala gira per la sala, pare una farfalla attratta dalla luce. Vedete che questa espressione mi fa pensare. E ancora qualcuno mi fa qualche domanda al riguardo ai famosi giri, che sono quella particolare e peculiare forma di preghiera insegnata da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta, i famosi giri nella Divina Volontà. E qui vediamo Maria di Magdala che fa un po' di giri, una farfalla che non sa che volteggiare intorno al suo Gesù e gira per la sala. Ecco, in realtà il grande giro che tutti dobbiamo sempre fare è volteggiare intorno a Gesù. Questo è un grande segreto di santità. Volteggiare intorno a Gesù. Volteggiare significa stare con lui. Cioè, tutta quanta il segreto della santità anche nella vita cristiana è solo questo. Stare sempre
gironzolando intorno a Gesù. Questo sia nei momenti che non devono mai mancare, i momenti del nostro contatto profondo con Gesù, che siano soprattutto attraverso l'Eucaristia. Io, figlioli miei cari, cioè, ricordate che il tenore della nostra vita cristiana e spirituale dipende dal nostro contatto con l'Eucaristia, nelle sue tre dimensioni. È lì il momento per volteggiare intorno a Gesù. Numero uno, la Santa Messa. Non c'è niente di più grande nell'universo che la Santa Messa. Ovviamente sappiamo che siamo in tempi un pochino particolari, sappiamo che purtroppo la liturgia è un po', come dire, trasandata, trascurata, è un dato di fatto, quindi io raccomando a tutti i fedeli, anzitutto, di essere più presenti possibili alla Santa Messa, perché cercando, ovviamente, ricordando sempre le parole del compianto pontefice Benedetto XVI, dato che ci sono più purtroppo luoghi dove gli abusi eucaristici arrivavano ai tempi di Benedetto al limite del sopportabile, adesso lo hanno superato. Ricordare le massime evangeliche del chi cerca trova. Io sono sempre stato e rimango un amante, quindi un raccomandante per chi può, nei posti ormai rimasti pochini dove questo è possibile, invito a riscoprire la bellezza della Santa Messa in Vetus Sordo, che a mio personalissimo avviso ha una potenza, una forza santificante assolutamente incommensurabile, ove possibile. Ricordiamo sempre che la messa è sempre messa, però ove possibile, certamente per chi ha avuto il dono di poter riscoprire questo tesoro nascosto, perché è stato un tesoro nascosto, è altamente raccomandato e raccomandabile. Quindi, perché lì si può vivere una dimensione della Santa Messa oggi purtroppo andata svanendo un po', evaporando un po', ecco, ahimè. Cioè quella dimensione assolutamente adorante, sacrale, quella percezione del senso del mistero, del senso proprio del Calvario, dell'immolazione, con i momenti di silenzio. Cioè, capite? Il silenzio, almeno per quanto mi riguarda, è una dimensione fondamentale del nostro volteggiare intorno a Gesù. Non si fa rumore. Le farfalle non fanno. Sapete che le farfalle sono i volatili più silenziosi, volteggiano, fanno molto movimenti, ma nessun rumore. No? Non sono come le mosche o come le vespe che volteggiano similmente, ma fanno un fastidiosissimo rumore. Nel nostro rapporto con Gesù, meno rumore c'è e meglio è. E per entrare in profondo contatto con Lui, noi dobbiamo assolutamente imparare il silenzio. Ma amici, come si fa l'adorazione eucaristica? Qual è la vera adorazione eucaristica? Sì, io anche in parrocchia faccio l'adorazione guidata. L'adorazione guidata, inevitabilmente, c'è qualche momento dove c'è qualche canto, dove c'è momento dell'ascolto della parola, però anche lì il clou, il momento cardine dell'adorazione anche guidata è quel quarto d'ora di silenzio con cui poi si prega davanti a Gesù Eucaristia. Cioè, è una contraddizione in termini fare un'ora d'adorazione tutta chiacchierata. Il nostro rapporto con Gesù non c'è senza silenzio. Ecco perché nelle chiese il silenzio deve essere assolutamente tombale, non devo volare una mosca. Io quando celebro non voglio per nessun motivo che voli nemmeno una mosca. E attenzione, i telefoni in chiesa devono stare spenti e tolta la modalità della vibrazione che dà fastidio.
e sistematicamente squilla o vibra, ve lo dico io, l'altro ieri ho fatto 20 anni di sacerdozio, o alla consacrazione o al silenzio della comunione, sempre. La messa, l'adorazione, la visita a Gesù Eucaristia sono i momenti più importanti, più santificanti. La sosta dopo la comunione, la sosta dopo la comunione. Pochissimi fanno questa cosa. Dopo la comunione bisogna sostare, bisogna fermarsi. È una cosa brutta nei confronti di Gesù Eucaristia. Non parlarci, non sostare, non stare con lui. Non ci riesci? Ti devi forzare. Forzati. Ti incolli su quel banco per un quarto d'ora. In chiesa fanno rumore? Porta dei tappi per le orecchie. D'accordo? Adesso ci stanno tutte quante le cose. Chi ha gli AirPods hanno un sistema di isolamento acustico. Mettete gli AirPods. Ma poi pensano che in chiesa sto ascoltando la musica, pensassero quello che gli pare, ma tutta la sta in grazia di Dio, in santa pace. Senza questo, amici, cioè, noi siamo cristiani, altri cristi. È impossibile avere una vita di fede viva se non si volteggia intorno a Gesù. Uno. Secondo, facciamo contro il pauperismo. Secondo spunto di meditazione. Marta sorveglia i servi che levano le splendide stoviglie preziose sparse sulla mensa. Questo per chi avesse ancora qualche dubbio che il miglior amico di Gesù era molto ricco. Non è che era ricco. Era molto ricco. C'erano delle stoviglie preziose durante i pranzi e le cene. Ecco, facciamo sempre attenzione che la ricchezza è un pericolo, certamente. Gesù questo lo ha affermato chiaramente nel Vangelo. Ma non aderiamo mai a quelle posizioni, oggi, ahimè, purtroppo così diffuse anche dentro la Chiesa Cattolica, che identificano il ricco uguale brutto e cattivo e quasi certamente dannato, il povero bello e buono e quasi certamente salvo. Queste posizioni così estreme che prendono il dato evangelico ma lo radicalizzano in modo da snaturarlo, tanto per la cronaca, per fare un po' di formazione, sono state tipiche di movimenti reticali medievali. Vero che nel Medioevo ci sono stati grandi movimenti di San Domenico e di San Francesco, che erano ordini mendicanti, quindi che con la povertà evangelica non è che hanno scherzato, l'hanno vissuto in maniera estrema e radicale, però non hanno mai detto o tutti vendono tutti i beni, non toccano manco i soldi o se ne vanno tutti all'inferno. Mai. Quella è una strada certamente privilegiata, se percorsa in un certo modo, di perfezione e di santificazione. Chi è che ha detto, guardate che se non si vendono tutti i beni si va tutti all'inferno? Quindi stravolgendo questa cosa, i Catari, gli Albigesi, che erano sette ereticali. Gesù non sarebbe mai andato a casa di Lazzaro se fosse stato vero quello che dicevano i Catari o gli Albigesi. Io ho sentito, non faccio mai nomi per ragioni di carità, personaggi che aventi anche il ministero sacro, quindi sacerdoti, fare delle prediche o dire delle cose da far accapponare la pelle. Accapponare la pelle. Un livore anche quasi nei confronti, cioè proprio quegli atteggiamenti proprio brutti, certamente antievangelici. Perché il povero è virtuoso se è povero evangelicamente, non se è povero stando a mandare gli accidenti o manifestando proprio una chiara invidia, a volte proprio un livore verso chi
diciamo così, umanamente è stato più fortunato di lui dal punto di vista dei cosiddetti beni di fortuna. Questa non è povertà evangelica. E non è nemmeno giustificabile, dice, ma questo poveraccio che deve fare? C'ha manco una lira e quindi deve... Che significa questo qui? Stoviglie preziose sparse sulla mensa. Sono dettagli su cui evidentemente meditare. Allora, poi abbiamo Lazzaro, vieni fuori, ho bisogno di parlarti. Subito, signore. E Lazzaro si alza dal suo sedile presso la finestra e segue Gesù nel giardino, in cui l'ultima luce del giorno si mesce al primo chiarissimo chiarore di luna. Oh, vedete, nel giardino, in un silenzio assoluto e assoluta solitudine, Gesù svela all'amico perché sappia come dovrà comportarsi ciò che accadrà nei prossimi giorni. È un colloquio drammatico e straziante fino a far emergere che la passione è già in atto. Devo per forza fare un altro pit stop. 1. Quasi a fare eco a quanto appena detto, in un silenzio assoluto e assoluta solitudine. Vedete, qui Gesù svela all'amico. Ma noi forse pensiamo che se diventassimo amici di Gesù, non ci svelerebbe alcune cose, non ci direbbe alcune cose nel silenzio assoluto e nell'assoluta solitudine. Non si può sentire la voce di Dio se non si impara a fare il silenzio assoluto e l'assoluta solitudine. Domando a chi ascolta, hai mai fatto un giorno di ritiro spirituale? Uno. Cioè un giorno in cui non si parla. La giornata corre, c'è nient'altro da fare che il rosario, la messa, il breviario, se sei un sacerdote, la liturgia delle ore, quello che ti pare, la meditazione, l'adorazione, la lettura spirituale e poi va a letto. Mai fatto in vita tua? Quando questo dura 2, 3, 4, 5 giorni, sono quelli che si chiamano gli esercizi spirituali. Nient'altro da fare. Spegni telefono, spegni computer, spegni la televisione, la radio, ovviamente queste cose qui, più stanno spente meglio è, quindi attenzione a questa roba perché se qualcuno è capace di rinunciarci del tutto, meglio ancora. Non è indispensabile, perché a volte può anche essere una distensione. Però televisione, musica, se mi posso permettere, calibrare qualità e quantità. Quantità poca. Bisogna disciplinarsi, eh? Non è possibile fare una vita cristiana altrimenti. E qualità, quindi cose che non siano di nocumento all'anima. Questo vale anche per la musica. Cioè, sapete che la musica è un fortissimo richiamo alla nostra sensibilità, al nostro mondo. Cioè, che cosa provocano in te certi testi, certe canzoni, certe melodie, no? Quindi quello che ti fa bene e che senti che ti fa un bene, non un bene superficiale, ma un bene profondo che ti stimola buoni sentimenti, buone sensazioni, tienilo, il resto toglilo. Non c'è bisogno, insomma, io tanti anni fa, cioè, stanno ancora online, che sono state, diciamo così, ravvivate il mio ciclo di catechesi sulla musica rock e i suoi legami col satanismo, purtroppo. Dimostrati, dimostrati e dimostrabili, inequivocabili. Quella certamente non è musica che aiuta o che fa bene all'anima, no? Pensiamo anche per quanto riguarda la liturgia, ho già detto altre volte, l'abisso che c'è tra il canto gregoriano,
o la musica dell'organo, che erano e sarebbero tuttora, secondo le norme liturgiche, cioè l'organo è l'unico strumento che dovrebbe suonare in chiesa. Il canto gregoriano è il canto tipicamente proprio della liturgia cattolica. Sì, sono messe anche delle buone musiche polifoniche, ma le canzonette che adesso ormai stanno in giro dappertutto, salvo qualche bravo autore, io personalmente, se mi posso permettere, insomma, ho una profonda stima verso Monsignor Frisina, che pur cercando, diciamo così, di calare, diciamo, il contesto musicale nelle mutate circostanze storiche, ha però conservato, a mio avviso, un discreto senso del sacro. Alla mia ordinazione c'erano quasi tutti quanti i canti suoi, cioè i canti di Monsignor Frisina. Io ho sempre cercato anche di raccomandarli ai cori parrocchiali, perché adesso non è che ti puoi aspettare troppo dai cori parrocchiali. Personalmente mi aiutano un po' a pregare, sia per la musica tranquilla, insomma, che hanno anche di discreta qualità, considerando, ecco, ovviamente il contesto, che per i testi. Ovviamente là, ci sono poi i grandi capolavori di un tempo, che pazienza, no? E anche quello che guardiamo con gli occhi, la televisione. La televisione, adesso, Padre Pio la chiamava la scatola del diavolo, d'accordo? Cioè, lì dobbiamo esercitare più che mai il nostro discernimento e mettere le barriere. Lo decido io se guardo, cosa guardo, quanto guardo, perché guardo, quando. Dobbiamo farli questi discernimenti, eh? Cioè, non è possibile. Cioè, noi viviamo adesso in un contesto dove abbiamo una montagna di cose. Io sto davanti a tre dirette streaming, un altro pezzo che sta registrando l'audio, un altro pezzo che sta registrando il video. Quindi, per carità, però, per esempio, i computer, io i giochetti, non so neanche, cioè, capite? Non è che mi posso mettere a fare i giochetti. Cioè, tutte queste robe sono strumenti che, se utilizzati in un certo modo, anche i social, no? Cioè, io social c'è un modo assolutamente becero di usarli, e lo fanno anche durante le dirette, purtroppo. È il motivo per cui su YouTube possono intervenire sulla chat live solo gli abbonati, perché se uno deve, come dire, dare l'obolo, non credo che vada a dare l'obolo per scrivere le bestemmie durante la diretta, ma proprio se vuole farlo, lo fa, così poi lo blocco e ci ho perso pure l'obolo, insomma, no? Cioè, noi figli di Dio abbiamo un compito fondamentale, nel senso di difficile, è una sfida, questa è una vera sfida, oggi si parla tanto di sfide, cioè di prendere queste cose e di utilizzarle solo per il bene. Io tante cose non pensavo mai di averle fatte, rimasi impressionato a suo tempo dalle intuizioni di San Massimiliano Maria Kolbe. Cioè, prendi questa roba, che ordinariamente è foriera di tantissimo male, cioè i social in particolare, tutti, cioè lì dove a un essere umano è data la facoltà, capito? Specie se ti c'eri dietro un nickname, di vomitare il peggio di te stesso. Quindi parolacce, insulti, cosi, cafonaggini. Tu parli con qualcuno sui social, ma tu ma che stai a dire, imbecille, che ne sei altro? Ma dico, ma che razza di modi sono ti dice? Che dai del tuo a una persona che non hai mai visto né conosciuto, esprimendoti in quel modo? Quindi può uscire fuori tutta la peggiore feccia e schifezza che c'è nell'essere umano, no? Oppure possono essere degli strumenti, anche quelli, utilizzati per fare il bene. Però dipende da noi, anche l'uso che uno ne fa, no? Cioè, stare a perdere tempo sulle home di Facebook,
che ne so, di X, adesso si chiama più Twitter, o di altro, così, per andare a curiosare negli affari degli altri, o di Instagram, non è una cosa molto virtuosa. Se io invece uso queste cose per andare a cercare qualcosa di edificante, di bello, di costruttivo, va bene, no? O di interessante, insomma, no? Magari, cioè, che ne so, ho comprato un prodotto nuovo, aspirapolvere, vado su YouTube e mi cerco il tutorial, tanto sicuramente lo trovi, di come funziona l'aspirapolvere, insomma. Va bene, per carità, no? Insomma, cioè, spero di riuscire a spiegarmi in quello che dico, no? Però la dimensione ordinaria per stare con Gesù è il silenzio. E Gesù svela all'amico. È bellissimo, adesso qui chiaramente lo salta, no? Ma nel volume corrispondente, che è il nono o il decimo, c'è tutto quanto Gesù che racconta all'altro tutto quello che succederà, e gli dà anche le istruzioni su come regolarsi, non uscire di casa, eccetera, no? È un dialogo drammatico, ma bellissimo. Sentite come va a finire questo dialogo. Quindi Gesù, che nel silenzio, nell'assoluta solitudine, svela all'amico perché sappia come dovrà comportarsi ciò che accadrà nei prossimi giorni. Gesù ci dice tutto, figlioli miei cari, però bisogna imparare ad ascoltarne la voce. E la voce la si percepisce nel silenzio. È una fatica che bisogna fare. La voce del Signore è delicata. Perché il Signore non ci costringe, non ci coarta, ci muove, ci sollecita delicatamente all'interno della coscienza. Ma perché questo accada, silenzio assoluto e assoluta solitudine. Se no la voce del Signore tu non l'hai ascoltata mai. Sapete quanta gente sono anche 20-30 anni che va in chiesa, per carità, dice il rosario, fa tutte quante cose buone. Ma da sacerdote, ventenne, da 2 giorni, io mi chiedo, ma questo qui, o questa qui, avrà mai pregato in vita sua? Perché pregare non è semplicemente recitare le preghiere, perché sono importantissime, il rosario non si tocca, eh? Capiamoci bene. Ma l'intimo, il profondo colloquio, il cuore a cuore con Gesù, l'adorazione, l'effusione degli affetti, la conoscenza anche di chi è lui, perché il Signore si manifesta, si comunica a un'anima che prega in maniera misteriosa, se si capisce questo termine senza stravolgerlo, si può dire anche mistica, ma vera ed è inequivocabile, tu te ne accorgi che è lui. Ma c'è gente che queste cose non sa neanche cosa siano. Allora, Lazzaro interloquisce e dice: O maestro, tu piangi? So che hai pianto davanti al mio sepolcro perché mi amavi, ma ora tu piangi di nuovo, sei tutto di gelo. Hai le mani già fredde come un cadavere, tu soffri, troppo tu soffri. E Gesù dice, sono l'uomo Lazzaro, non sono solo il Dio. Dell'uomo ho la sensibilità e gli affetti. E sentite, e l'anima mi si angoscia pensando alla madre. Eppure, io te lo dico, è divenuta tanto mostruosa questa mia tortura di subire la vicinanza del traditore. L'odio satanico di tutto un mondo, la sordità di coloro che se non odiano neppure sanno amare attivamente, perché amare attivamente è giungere ad essere quale l'amato vuole insegna, e invece qui sì, molti mi amano, ma sono rimasti, virgolette, loro. Non hanno preso un altro io per amore mio. Adesso mi fermo, perché dopo fare l'elogio di Maria di Magdala. Guardate, queste parole di Gesù sono veramente spettacolari. Numero 1, conoscere un po' di quello che ha patito il Signore nella prossimità della sua passione.
L'anima mi si angoscia pensando alla madre. Nessuno di noi potrà mai capire questa cosa fino in fondo. Cioè, tutti abbiamo avuto una madre. Per esempio, faccio una confessione, ecco. Prima che morisse mia madre, che ormai sono passati diversi anni, tanti, lei ha avuto, diciamo, è stata viva per i primi 7 anni del mio sacerdozio. E purtroppo le chiacchiere e le infamate sul mio conto, sono cominciate abbastanza presto. Oltre alla sofferenza personale, il pensiero c'era, ma tu pensa se a mia mamma dovessero giungere queste cose. Ne soffrirebbe tantissimo. Ed era una pena non indifferente. Tanto per farci capire. Pensiamo a Gesù che sa tutto quello che dovrà patire la madre, vederlo come lo vede, ma anche tutto quello che è successo durante i 3 anni di vita pubblica. Oggi stavo appunto risistemando il libro sulle virtù di Maria, dove ci sono diversi estratti degli scritti di Maria Valtorta, la Madonna degli scritti di Maria Valtorta, soprattutto del Roschini. A un certo punto Gesù c'è un giorno durante la vita pubblica, un dialogo con la Madonna dove gli racconta tutte le sue disavventure, diciamo così, di evangelizzatore, tutte le infamate, tutto l'odio che gli girava intorno. E la Madonna, che soffriva tantissimo di queste cose qui, dice, dille a tua mamma, almeno ti scarichi un po'. E Gesù gliele dice. Ma quando lei stava a Nazareth, che gli arrivavano tutto il sacco e la sporta che gli dicevano di nostro Signore, lui lo sapeva. E non è che poteva evitare di fare quello che faceva per non farsi parlare dietro. Tentazione che può venire. E viene ogni tanto. Dice, ma me chi me lo fa fama? Dico, ma me l'ha ordinato il medico, andammo a prendere tutta quanta sta autotreno di letame, vita naturale durante. Dico, sì, è vero che si converte qualche anno, dico, però, mamma mia, oh! Poi quando ci vanno di mezzo gli effetti santi, capite, diventa impegnativo. E comunque si soffre, l'anima mi si angoscia pensando alla madre. Altra cosa. La mostruosità di subire la vicinanza del traditore, i tradimenti, persone che ti sono state o che ti erano vicine, a volte persone di cui ci si è fidati tanto, anche troppo. Non lo auguro a nessuno, figlioli miei cari. Una delle cose più brutte che possa capitare nella vita, in assoluto. Ora, il problema è che Gesù ce l'ha avuto tra le scatole. La cosa, diciamo così, quello che accade nei tradimenti umani, dico per la mia esperienza, è terrificante perché tu non te l'aspetti. Cioè, ti piomba come un fulmine a ciel sereno. Una persona di cui ti fidavi, di cui pensavi che un bel giorno, ormai ho capito le dinamiche che capitano. Generalmente succede sempre così, che c'è il contatto con qualche nemico acerrimo, che se poi diventa sacerdote o cose del genere, è proprio la fine, d'accordo? Nel senso che se si dà ascolto, si va, questo è sacerdote come te, anzi pure più santo di te, se pensa lui di te queste cose, quindi figurati chi sei. Ok? È la fine. Però ti piomba come un fulmine a ciel sereno, cioè è una botta perché non te l'aspetti, però. Ma Gesù ce l'ha avuto a fianco per 3 anni a quella serpe, a quella carogna, a quell'inconvertibile, e lo dice: è divenuta tanto mostruosa questa mia tortura di subire la vicinanza del traditore, cioè la fatica di Sisifo. Perché i traditori sono persone che purtroppo sono sempre state, dopo uno lo capisce ex post, false, ipocrite, doppie. Solo che, ripeto, mentre noi esseri umani, almeno per quanto mi riguarda, te ne accorgi
Dice, mamma mia, ci ho avuto vicino una serpe e non lo sapevo. E invece Gesù lo sapeva e lo vedeva. Altra cosa, le altre sofferenze. Io. L'odio satanico di tutto un mondo, l'odio, il volerti male, è un fatto reale, non è un fatto reale e fa male. Ah, ancora, la sordità di coloro che seno odiano neppure sanno amare attivamente, cioè non si convertono bene. Ti stanno vicino, ascoltano, 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 ma fondamentalmente rimangono sempre gli stessi. Anche su questo ci potrei scrivere un'enciclopedia. Ora, per quanto riguarda un sacerdote, a meno cioè, non hanno preso un altro io per amore di Gesù. Ovviamente non devono prendere un altro io per amore, mica capito? Cioè, però tu lo vedi quando una persona, anche se non è cambiata veramente, non ha preso un altro io per amore di Gesù. Magari aveva anche cominciato bene, ma a un certo punto si è arenata o addirittura è tornata indietro, o addirittura è tornata molto indietro. È passata dal fervore alla tiepidezza, o addirittura più che alla tiepidezza, a camminare zoppicando. Non sono cose belle. Stasera, ecco, state un pochino entrando un po' nel cuore di Gesù e sto insomma anche un pochino facendo anche un po' capire come un ministro di Gesù che certamente un po' partecipe del suo cuore queste cose le vive. Sono sofferenze. Molti non si rendono conto, non so, che, di che cosa possa soffrire un sacerdote degno di questo nome, nel senso che ci prova a farlo. Ti dispiace vedere le persone che non camminano, che non crescono, che non progrediscono. E uno non è che uno vorrebbe vedere altro, d'accordo? E magari si dice, ma forse, ma dai, forse non è così. Dai, forse può essere che ti sbagli, forse può darsi che sta camminando bene. Non è così, purtroppo. Non hanno preso un altro io per amore mio, perché questa è la conversione. Prendere un altro io per amore di Gesù. E qui arriviamo al clou e andiamo verso la conclusione. Sai chi ha saputo fra i miei più intimi snaturarsi per divenire di Cristo come Cristo vuole? Una sola, tua sorella Maria. Pensate al complimento che ha fatto Gesù a Maria di Magdala, però pensate anche a che tristezza. Oh, fra i miei più intimi al momento, poi dopo la risurrezione, l'ascensione alla Pentecoste, vabbè, lì. Ma al momento, quindi alle soglie della passione, di chi poteva dire Gesù questa cosa qui? Una. Una sola. Tua sorella Maria. E che cosa ha fatto questa? Lei addirittura è partita da una animalità completa e pervertita. Forte quello che dice, eh? Quella era una animale pervertita, tra l'altro. Perché quando uno diventa, scusatemi, un maiale o una scrofa, ci sono i termini, meglio usarlo, eh? Quindi quando si avvoltola nel brago putrido, fetido e schifoso della lussuria, va al di sotto degli animali. Perché gli animali certe porcate non le fanno, perdonatemi. Gli animali si accoppiano a scopo riproduttivo, compiendo atti naturali, non fanno porcate. Non è che esiste un Kama Sutra per gli animali, non esiste. Ma gli uomini le fanno quelle cose. E come? Anzi, se ne inventano tutti quanti i colori. Quindi, animalità completa e pervertita.
Cosa è successo? È giunta una spiritualità angelica. Per questo che Gesù le ha lasciato fare tutto quello che ha fatto. Guardate che negli scritti di Maria Valtorta, l'episodio della volta scorsa, no? Maria di Magdala che spacca il vasetto d'alabastro, lo unge, tocca i piedi a Gesù, li bacia, li asciuga con i capelli. Non potrebbe farlo se non fosse diventata una di spiritualità angelica. C'è un episodio, lo ricordo bene negli scritti, che a un certo punto i farisei, tra le tante infamate che fanno a Gesù, che cosa fanno? Corrompono una prostituta per andare a vedere se riesce a farlo cadere. Questa ha provato ad avvicinarsi ai piedi di Gesù. Gesù si è ritratto in maniera violenta e l'ha cacciata, ovviamente, perché sapeva bene quello che stava facendo. Maria di Magdala non l'ha cacciata, perché sapeva bene chi era. E questo per unica forza d'amore. La forza dell'amore. Era la canzone di un cantautore italiano, un po' così. Però la forza dell'amore è un fatto reale. L'amore è la più grande forza dell'universo. Se una persona ama, fa qualunque cosa. Se noi non siamo capaci di fare qualunque cosa per amore di Gesù, non lo amiamo. Punto. Qualunque cosa. Qualunque. E su questo dobbiamo provarci. Mettiti davanti a Gesù e vedi se sei capace di dirgli. Rappresentandotele. Per esempio, io sono oggi sto così, no? E se Gesù mi dicesse: bene, domani si chiude tutto, via, eremo, ci vado? Oppure domani si chiude tutto, via, convento. Domani si chiude tutto, via, monastero. Tanto per dirne qualcuna, le prime che mi vengono in mente. Vado? Oppure voglio che soffri un pochino di più, adesso le persecuzioni aumenteranno, ti calunnieranno, ti infameranno fino all'inverosimile. Lo accetti per amore mio? Questo significa. Poi però quando accadono, non è che uno dice sì, e dopo quando accadono piange, quando accadono dopo uno fa agisce di conseguenza, eh? E questo per unica forza d'amore. Adesso attenzione a quello che risponde Lazzaro. Dice, tu l'hai redenta. Ecco qua. Quindi sta dicendo, vabbè, in fondo il merito è il tuo. E cosa risponde Gesù? Tutti li ho redenti con la parola, ma solo lei si è mutata totalmente per attività d'amore. Tutti ho redenti con la mia parola, ma solo lei si è mutata totalmente per attività di amore. La farfalla che gira intorno a Gesù. Ricordate anche l'altro episodio, no? Ai piedi di Gesù ascoltare la sua parola. La farfalla. O quel dialogo con la Madonna, lo ricorderemo, no? Quando diceva che si era immersa negli abissi della meditazione, che ci sta nel tempo, che c'era paura, gli veniva da dire: ti amo al mio Dio, diceva, no, ma non glielo posso dire perché io gli farei una offerta sacrilega, peccatrice come sono state. La Madonna dice, ma no, abbandonati all'amore. Solo lei si è mutata totalmente per attività di amore, capite? Solo lei. E dopo uno si stupisce che è la prima a vedere Gesù risorto. Ma chi c'era sotto la croce? C'era lei con la Madonna, con San Giovanni e con Maria di Cleofe, basta. Cioè, Maria di Cleofe era la cognata di Maria, la mamma di Giacomo e di Giuda, basta. Poi c'era qualche pastore e basta. Ma adesso poi ci arriveremo a vedere lo show che ha fatto Maria di Magdala sotto la croce. Santissimo show.
è anche lei stata la prima testimone del risorto, perché le altre donne sono andate via. Lei è rimasta lì. Lei è rimasta lì. È rimasta lì, davanti alla tomba, piangendo. Rimanere. Chiudiamo, ma dicevo, è tanto mostruosa la mia sofferenza di tutte queste cose che non sospiro altro che tutto sia compiuto. Le mie forze pesano, si piegano e sentite che dice, sarà meno pesante la croce di questa tortura dello spirito e del sentimento. Ma sentite che dice Gesù. Ricordate che su certi aspetti, cioè è ovvio che posso dire di comprenderlo un po', perché le sofferenze dello spirito e dei sentimenti sono abbastanza pesantucce, non vedo l'ora che tutto sia compiuto. Le mie forze piegano addirittura sotto il carico di questi tormenti. Bene, amici, concludo augurando a tutti di imparare a volteggiare intorno a Gesù. Nella messa, nella Santa Comunione e nell'adorazione. Così abbiamo qualche speranza di diventare, non dico uguali, ma un po' simili a Maria di Magdala e soprattutto a fare in modo che il nostro io si snaturi per diventare come Gesù ci vuole. Dio vi benedica, la Santa Vergine vi protegga, laudentur Jesus et.